Tutti noi aspettiamo le belle giornate di sole per andare in montagna, ma sole equivale anche a raggi UV e questi sono un grande nemico perché possono provocarci anche dei tumori. Oggi insieme vediamo 5 consigli per combattere questi raggi UV ed evitare alla lunga degli spiacevoli inconvenienti. Il primo consiglio è sempre quello di prevenire. Infatti, quando studiamo l'escursione, come guardiamo il meteo per evitare di prenderci temporali o acqua, allo stesso modo dovremmo guardare il rindice UV. Perché su tanti siti meteo viene indicato ed è importantissimo per capire quanto sarà l'irradiazione solare. L'indice UV si divide su una scala che va da 0 a 11. Possiamo dire che nell'intervallo da 0 a 3 è abbastanza trascurabile, nel senso che possiamo stare al sole anche nelle ore più calde della giornata. Da 3 a 8 ecco che pian piano che sale il sole sarà sempre più forte ed è sconsigliato di stare al sole nelle ore più calde della giornata. Da 8 a 11 l'irradiazione solare è massima, con un'altissima probabilità di ustionarsi, di avere anche delle spiacevoli conseguenze una volta finita l'escursione, ed è fortemente sconsigliato di stare al sole sia nelle ore più calde della giornata, ma anche in generale nelle ore di sole. Ecco che l'indice UV ci dà sicuramente un'ottima indicazione per capire subito come dovremo comportarci durante la nostra escursione per proteggerci dal sole. Il secondo consiglio riguarda in sé la pianificazione dell'itinerario, perché come pianifichiamo la nostra gita verso un rifugio, verso una cima, verso una meta, allo stesso modo dovremo pianificare l'itinerario in modo tale da non essere nelle ore più calde del sole sotto l'irradiazione solare più forte. Per intenderci, quando andiamo a studiare la nostra escursione, magari cerchiamo di fare in modo che magari nelle ore centrali della giornata possiamo passare all'interno di boschi, all'interno di vegetazione, sicuramente qualcosa che ci crei ombra e che comunque ci protegga dall'irradiazione solare. Un'ottima copertura ci può venire anche dall'ombra che creano stesse le montagne, perché ricordiamoci che molte volte nelle pareti a nord o a sud ci può essere ombra, quindi anche studiarsi la planimetria del posto dove andiamo, le curve di livello e comunque in generale capire la valle che dobbiamo andare a frequentare, ecco che ci può aiutare veramente a decidere se fare un giro in senso orario o in senso antiorario per capitare nelle ore più calde della giornata nella zona in ombra. Una volta pianificata la nostra escursione, il terzo consiglio naturalmente va al momento in cui stiamo già in cammino. E qui il consiglio è il più semplice di tutti, ovvero quello che sono sicuro avete pensato anche voi fin dall'inizio del video: utilizzare la crema solare. Qui però voglio darvi qualche consiglio perché io negli anni ho provato davvero decine di creme solari. Secondo me devono avere queste caratteristiche. Innanzitutto essere almeno una protezione 50 o 50 più, perché quando abbiamo un'irradiazione solare di 10 o 11, veramente anche una crema che sia solo 30-40, ecco che non è abbastanza. Dobbiamo avere una protezione che sia veramente forte, soprattutto anche se poi andiamo ad alta quota. Più ci alziamo di quota, più l'irradiazione solare sarà alta e più ci vorrà protezione. Altro consiglio è quello di comprare delle creme solari che siano a prova di acqua e prova di sudore, perché alla fine quando andiamo in montagna sudiamo, magari ci bagniamo anche con dell'acqua che troviamo nelle fonti, e se abbiamo una crema solare che quando iniziamo a sudare dopo 10 minuti sparisce, tanto vale non averla. Il terzo e ultimo consiglio è una piccola chicca, ovvero quella di prendere una crema solare che non abbia odore, perché quando andiamo in montagna, soprattutto se magari non stiamo ad alta quota e abbiamo una crema solare con dell'odore, vi assicuro che molti moscerini potrebbero venirci addosso, comunque essere incuriositi dal nostro odore della crema solare e infastidirci. Se poi volete qualche consiglio all'acquisto, vi lascio naturalmente il link qua sotto in descrizione. Però mi sono trovato bene con le creme solari di La Roche-Posay, Pitzbühin e Isdin. I modelli poi, come dicevo, ve li lascio qua sotto in descrizione così potete vederli di persona. Il quarto consiglio dopo la crema solare è quello di munirsi di buoni occhiali da sole. Molte volte sottovalutati, gli occhiali da sole da montagna possono essere completamente diversi dagli occhiali da sole che si usano in città. Generalmente in montagna si utilizzano almeno degli occhiali da sole di categoria 3, se non addirittura categoria 4. Diciamo che categoria 3 possono andare bene per tutte le escursioni e possono andare bene anche per guidare. I categoria 4 sono i più indicati per andare anche ad alta quota su ghiacciaio, su roccia, dove c'è una maggiore irradiazione dei raggi UV anche a causa proprio della roccia, della neve che li riflettono. Ma unica cosa, ricordatevi che i categoria 4 non vanno bene per legge per guidare. Per quanto riguarda i prodotti, voglio consigliarvi un prodotto veramente molto economico, che sono quelli di Decathlon. Vi lascio qua sotto il link in descrizione, di cui ci ho fatto anche una recensione, che veramente costano poche decine di euro. Se poi invece come me volete un prodotto ma delle performance e materiali migliori, e soprattutto magari nella vita normale avete anche degli occhiali graduati proprio per la vista, vi consiglio questi Jules Beaux che utilizzo io da più di un anno, di cui ho già fatto un video che vi lascio in descrizione.
protezione, proprio perché appunto loro sono categoria 3, categoria 4 e soprattutto hanno la lente graduata direttamente sull'occhiale, dunque potrete farli fare in base anche alla vostra gradazione dell'occhio. Infine, il quinto consiglio riguarda l'abbigliamento che possiamo indossare, perché se utilizzare un cappello è sicuramente il metodo più semplice per evitare di stonarsi la testa, ecco che anche l'abbigliamento che utilizziamo come pantaloni e maglietta può avere un indice UV che va a proteggerci dal sole. Una cosa però qua è sicuramente da dire, che molti produttori quando producono le magliette indicano un indice UV senza una certificazione, ovvero un indice UV che magari dopo 2-3 lavaggi va a sparire e a quel punto è come non averlo mai avuto. Esiste però una certificazione chiamata UPF 801 che si può trovare su molti capi proprio per essere sicuri che questo trattamento UV non vada a deteriorarsi nel tempo, molte volte può essere indicato anche semplicemente con una U. Ecco che sicuramente utilizzare delle magliette, dei capi con questo indice e soprattutto con questa certificazione che ci assicura che il capo è veramente protettore dai raggi UV e anche alla lunga può aiutarci tantissimo nell'evitare di ustionarci la pelle che in teoria dovrebbe essere coperta dai nostri indumenti e non doversi bruciare. E tu che metodi utilizzi quando vai in montagna per proteggerti dai raggi UV? Fammelo sapere qua sotto nei commenti che ne discutiamo assieme. E nella speranza di essere stato esauriente esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!